Biciclette legate a pali o rastrelliere, spesso prive delle ruote, carcasse abbandonate che capita di vedere in diverse zone della città, anche nel centro di Pavia. Di certo uno spettacolo che non aumenta il decoro del capoluogo. Per questo motivo, nella mattinata di mercoledì, ASM ha fatto partire un'operazione di rimozione con una squadra dedicata, il via dell'iniziativa, dal piazzale della stazione. Con questo intervento noi vogliamo implementare ulteriormente quelle che sono appunto le azioni sul decoro, quindi andando a rimuovere definitivamente, portandoli in ASM. Abbiamo un obbligo di detenzione per circa un mese, superata questa fase le porteremo a trattamento e recupero come metalli, semplicemente. Nel mese di detenzione sicuramente può essere rivendicata ancora la proprietà del mezzo. Un mese di tempo verrà offerto ai proprietari per recuperare il mezzo in via Donegani. L'iniziativa è stata sollecitata dal consigliere con delega al decoro Gennaro Gallo e recepita dalla giunta. I cittadini sono infine invitati a segnalare episodi di abbandono ad ASM. Infatti era uno dei miei interventi che volevo quindi rendizzare all'interno di questa delega di interventi estetici della città. Finalmente ci siamo riusciti e devo anche ringraziare l'assessore Koch che ha accolto a volo la mia proposta. Infatti dopo alcuni mesi di dialogo con l'amministrazione e con gli uffici sono riuscito quindi a ottenere questa ordinanza dirigenziale per recuperare queste carcasse abbandonate da anni. Sono con queste piccole azioni che si ridà splendore alla città, ritengo che rimuovere le carcasse delle biciclette non più utilizzate, legate spesso a pali di segnali stradali piuttosto che a elementi pubblici, sia un primo segnale verso una città migliore anche per i ciclisti, soprattutto perché vengono tutelati i mezzi che vengono parcheggiati in modo corretto e vengono invece rimossi quelli ormai non più utilizzabili.